Penso che quando noi parliamo di sistemi di diseguaglianza parliamo di una cosa ancora più complicata di quella già complicata che ci rappresentiamo. Facciamo così. In una delle slide c'è scritto anche i ricchi piangono ma i poveri piangono di più. Piani complessivi fa riferimento a dei temi di natura economica. Però non basta. Me e un mio omologo che ha la stessa età, è brutto come me, e che però non ha una laurea, ok? C'ha un diploma di scuola media, c'ha circa il doppio di probabilità di morire domani di quello che avviene. C'ha un diploma di scuola elementare, c'ha circa 3 volte le probabilità che ho io di morire domani. Eppure, questa cosa per diciamo così. Tono e faccio finta di aver studiato, si chiama legge della gradiente sociale. All'interno di questa cosa qui il problema è perché il titolo di studio non è necessariamente denaro, è un'altra storia. Ed è una storia che secondo me rimanda alla complessità di quello che voi avete chiamato alleanza. Ora, io adesso ve la dico una cosa, io sono alleato di tutte le persone che sono qua già prima di venire qua, quindi non mi interessa di sviluppare un'alleanza con voi, ce l'ho già un'alleanza con voi, anche perché nella maggior parte dei casi le alleanze sono cose che si definiscono di senso, molto più raramente le alleanze sono per scopo. A me interessa invece un'azione sociale sistemica, che è un'altra cosa rispetto a un'alleanza, è tutta un'altra cosa. Sapete perché è un'altra cosa? Perché richiede di affrontare il problema di quel signore che ha la licenza elementare mentre io ho un corso di studi, considerando tutta una serie di cose di cui qui abbiamo parlato. Un sistema di valori, la responsabilità è della politica o della politica diciamo che fa politica in questo paese, o delle politiche sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un sistema che rimanda sostanzialmente a luoghi che debbono essere pronti a recepire quei valori. Se quei valori non trovano corpo in un luogo pronto a recepirlo, quel valore è totalmente, come dire, com'era la parte iniziale della domanda, cos'è un'inutile raccomandazione? Un'inutile raccomandazione. E diciamo, sono contento che Antonio utilizzerà le linee guida in università, ma finisce lì. All'interno di questo tipo di spazio ci deve essere un luogo che usa quel valore, che se ne fa carico, che se ne costruisce, se ne impegna. E poi ci deve essere un promotore di salute. Un promotore di salute che dentro quel luogo, sulla base di quei valori, agisce consistentemente e dico di più, contemporaneamente. Consistentemente e contemporaneamente. Certe volte agiamo consistentemente, quasi mai agiamo contemporaneamente. E non agiamo né contemporaneamente né per lunga durata. Questo è stato detto più volte quando si parlava di progetti. I progetti non partono, come dire, con delle sincronie che agiscono su vari tipi di livelli, costruiscono dell'intersettorialità parziale, perché è vero, c'è l'intersettorialità magari tra i valori e i luoghi, oppure tra i luoghi e i promotori di salute, oppure tra i promotori di salute e i cittadini, ma costruite. Però scusate, adesso vi chiedo una cosa, ditemi uno di questi pezzi, valori mancanti, uno di questi mezzi, valori mancanti, luoghi non rispondenti, promotori assenti, cittadini che, diciamo, non sono in grado di agire il comportamento. Ragazzi, ve la ricordate bene questa cosa? Non stiamo parlando di Perurano, stiamo parlando di comportamenti che mettono in atto quelle persone che avete visto prima, Sono quelle persone che mettono in atto quei comportamenti. Se quelle persone non mettono in atto quei comportamenti, noi ce la raccontiamo quanto ci pare, finita lì, sono nostri racconti. Per cui rispetto a questo tipo di situazione, questi 4 soggetti o agiscono tutti e tutti insieme e per il tempo necessario e con sincronia, oppure la nostra alleanza è un'alleanza di senso che io avevo già prima di entrare con voi, prima di entrare in questo round. Questo è il passaggio. Allora la mia domanda è questa. Scusate, domani io ho una virgola di più di un'azione sistemica dopo che abbiamo
come dire, ricordato le nostre ragioni di stare insieme e di rinvertire la nostra alleanza di senso? Ce l'ho un tavolo dove questi diversi soggetti costruiscono azioni sinergiche insieme? Ce l'ho un tipo di situazioni in cui, come dire, la costruzione di norma pensa all'applicabilità sul territorio, che pensa alla trasferibilità sul soggetto promotore di salute, che si mette nei panni del cittadino che poi quel comportamento lo deve agire e lo riconosce, eh? Perché il problema da questo punto di vista è che molto spesso il cittadino che è costruito in un sistema che per l'appunto diciamo non lo porta all'azione viene ulteriormente stigmatizzato per le ragioni della sua mancata azione. Colpa tua che non fai le cose che dovresti fare, visto che te l'abbiamo detto, ti abbiamo fatto gli impianti di prossimità e da qualche parte c'è qualcuno che promuove il sport. No, non funziona così, non funziona così. Questa non è un'azione sistemica in termini di alleanza, è un'alleanza di senso, che è un atto politico, sta al primo livello, non un atto sistemico che li tiene tutti quanti insieme. Per me è questo, e per me questa è la ragione della difficoltà, e per me questa è la ragione che, diciamo, della dimensione della mancanza del successo. La dimensione della mancanza di successo è che abbiamo costruito sistemi diversi che cercano azioni sistemiche al loro interno in prima istanza, perché le regioni cercano sinergie tra di loro, all'interno del tipo di situazione la componente politica cerca tavoli interministeriali, poi i diversi promotori di salute si alleano, i cittadini parlano tra di loro, ma che rispetto a un'intersettorialità che parla delle diverse scatole, non si incontrano, si incontrano con maggiore difficoltà. Questo è tutto. E allora la mia domanda è non se siamo, come dire, convinti di ciò che ci siamo detti oggi, siamo convinti di ciò che ci siamo detti oggi. Non se questo ha rinverdito un'alleanza, ha rinverdito un'alleanza. La mia domanda è qual è il passo successivo, dove questo tipo di sistema si incontra, non progetta ma programma un'azione sistemica unitaria.